Cari telespettatori, un saluto da parte di Francesco Carbone e ben ritrovati all'appuntamento con il TGA Sport. Il Napoli reduce dalla figuraccia di Empoli, la decima sconfitta stagionale in campionato che ha chiaramente scatenato la contestazione dei tifosi e messo anche a serio rischio la possibilità di centrare un posto europeo. Ma siamo anche nel bel mezzo della settimana che ci porterà a Napoli-Roma, ma nel frattempo si parla tanto, già tantissimo, di futuro della prossima stagione, della rivoluzione che attende il Napoli in estate. Parleremo di questo e di tanto altro ancora con la collega di Casanapoli.net, Alessia Bartiromo. Ciao Francesco, buonasera. Ale, con te chiaramente non posso non partire dall'ultima partita, dalla brutta figura del Napoli a Empoli. Possiamo definirlo il punto più basso di questa stagione? Eh sì, anche se lo stiamo ripetendo ormai spesso da settimane, questo punto più basso si rinnova sempre di più, quindi è un altro dato molto preoccupante per i tifosi sicuramente, anche perché stanno continuando a sostenere la squadra anche in trasferta, anche ad Empoli, nonostante le fasce orarie, i weekend e i giorni. Nonostante ciò, però, stanno facendo sentire la propria voce e sono proprio loro ovviamente quelli maggiormente feriti da questa situazione di un Napoli che quasi non riesce a reagire, perché ci sono ovviamente risultati negativi ma anche prestazioni molto deludenti, certo. Una mancanza di identità e di carattere, tant'è vero che poi nel finale di gara c'è stato anche questo confronto molto a viso aperto, diciamo in una maniera molto schietta, tra gli stessi ultras e i calciatori azzurri. E ci voleva, è stato comunque un momento importante, bisogna però vedere adesso se la reazione tanto sperata e tanto attesa ci sia effettivamente nel big match contro la Roma, ed è lì che si potrà già un po' voltare pagina, almeno per quanto riguarda l'onorare lo scudetto che ancora per pochissime giornate si ha sulla maglia, ma che è stato poi ceduto già all'Inter. Assolutamente, e Calzona nel post Empoli-Napoli in conferenza stampa si è assunto tutte le responsabilità per non essere stato in grado di cambiare le sorti di questa stagione, ma al tempo stesso in un passaggio ha sottolineato come questa squadra soffra di apatia mentale, ed è un concetto che secondo me non è da sottolineare, perché poi la prestazione in campo, l'ultima di Empoli, fa riflettere e non lascia neanche ben sperare in vista di queste ultime 5 partite. Esatto, da allenatore si assume le colpe, ma fino a un certo punto, anzi è sempre molto professionale e diplomatico, ma ovviamente anche se sembra una frase fatta, sono i calciatori che vanno in campo e le responsabilità sono da dividere sempre per tutti ovviamente. Credo che il Napoli abbia questa apatia mentale già dal giorno dopo in cui lo scorso anno ha vinto lo scudetto, anche perché le prestazioni del finale dello scorso campionato sono state un po' simili a quelle che abbiamo visto durante tutto il campionato attuale. Quindi è un anno di apatia, possiamo dire. Sì, esatto, un anno di apatia dopo un bellissimo campionato, poi vinto, stravinto la scorsa stagione, un anno di apatia che al di là degli allenatori che si sono avvicendati, che hanno avuto poi le loro colpe, come ad esempio Garcia non ha mai avuto empatia con la squadra, quindi è stato un punto a suo sfavore che si è andato ad aggiungere, Mazzarri ha portato un'idea di calcio troppo vecchia, certo. Non è riuscito a smuovere questa apatia. Calzona ci ha messo del suo, ma le ferite della squadra, Francesco, erano e sono veramente troppo profonde, e l'unica soluzione secondo me, così come è stato nell'anno, nell'estate pre-scudetto, è veramente azzerare tutto e cercare di dare nuova linfa a chi vuole restare e si sente ancora di restare parte integrante di questo progetto e chi non se lo sente più addosso e quindi deve cambiare area. Assolutamente, torneremo su questo più avanti, però ti chiedo, alla luce di questa situazione, di queste dichiarazioni di Calzona che ha parlato di apatia mentale, come ti spieghi il fatto che però poi puntualmente alle parole non corrispondano i fatti, nel senso che continua a schierare dal primo minuto sempre o quasi sempre lo stesso 11, anziché magari dare spazio a delle riserve che magari possono dare anche quella spinta in più, quella motivazione in più che magari i titolari stanno dimostrando di non avere più?
Eh sì, le domande ce le stiamo facendo e ce le siamo fatte. Ad esempio, che fine avesse fatto Mazzocchi, e finalmente un po' l'abbiamo visto, quindi sappiamo che sta bene, che non ha problemi, che è tutto sotto controllo. Così come il Ciolito Simeone, perché come ho letto in un post social anche del Pampa Sosa, farlo giocare in un momento difficile e delicato di una partita come quella di Empoli, dove non si ha nulla da perdere, praticamente Esattamente. solo 5 minuti. È mortificante anche per il calciatore, anche per lui. Può essere utile su un calcio piazzato, ma anche in difesa, su una palla alta, su un'occasione, un gol di rapina in aria. Quindi io veramente non capisco. Per rispondere a queste domande dovremmo assistere agli allenamenti a Castelvolturno, perché forse qualcuno, come ha detto, non si allena sempre bene, non è attento, c'è qualcuno che storce il naso. Questo ovviamente non lo possiamo vedere, quindi non lo possiamo sapere con certezza. Però mi sono data soltanto questa risposta, perché effettivamente sarebbe dare una scossa in qualche modo, e potrebbe essere quello il modo giusto. Esattamente, e ti chiedo, secondo te, anche in vista della prossima gara del Maradona contro la Roma, se il Napoli ha ancora qualche chance, qualche speranza di raggiungere un posto valido per l'Europa League, e in caso di mancato raggiungimento, tu sei più dell'idea che sia meglio ripartire senza disputare competizioni europee, oppure comunque andresti, tra virgolette, accetteresti l'idea di partecipare alla Conference? Se il Napoli ci arriverà, chiaramente, perché di Sì, io questo accetto passo faccio fatica assolutamente. anche ad immaginarmi una qualificazione in conference. Sì, in questo momento, al netto dei risultati, ma soprattutto delle prestazioni, risulta tutto veramente molto difficile. Ma io sono sempre dell'opinione che per una squadra come il Napoli, che adesso sta cercando di iniziare, cercherà soprattutto di iniziare dal prossimo anno un altro ciclo vincente, è importante giocare coppe europee, competizioni, ma così come abbiamo detto spesso anche negli altri collegamenti con te, anche giocare una Coppa Italia a vincere, quindi non Certo. lasciare mai nulla d'intentato, questo è importantissimo, però dall'alto dell'onestà intellettuale che ci ha sempre contraddistinto, ti dico che sinceramente questo Napoli forse non merita di Assolutamente. centrare un piazzamento europeo a discapito di altre squadre che veramente hanno sudato tanto dall'inizio della stagione fino a questo momento e fino alle ultime giornate per veramente cullare un sogno. Non parlo solo delle big, ma anche delle più piccole, tra virgolette. Forse questo è stato il campionato proprio dei vari Bologna, Monza, dell'Atalanta, big in Europa, piuttosto che delle big incontrastate. Quindi sinceramente mi Ale, ma dispiacerebbe tra poi. l'altro anche la stessa Lazio, dopo il cambio allenatore e l'avvento di Tudor al posto di Sarri, al netto di qualche passo falso, comunque sta iniziando ad ingranare e anche ieri in Coppa Italia, nonostante l'eliminazione, si stanno vedendo molti dei principi di gioco di Tudor, nonostante il pochissimo tempo a disposizione. Ma sì, ma infatti mi dispiacerebbe, da amante del calcio in generale, togliere poi il posto a una squadra che, come dicevo prima, ha combattuto dall'inizio alla fine del campionato con tutte le sue difficoltà, rimboccandosi le mani con i suoi alti e bassi, e poi ovviamente strizzando l'occhio al Napoli che è ancora lì, ancora in gioco, solo per demerito degli avversari, perché ovviamente ci sono luci e ombre per ognuna, quindi questo è l'unico motivo per cui lascia il Napoli ancora in corsa. Però forse poi conquistare un piazzamento Europa salverebbe anche un po' una stagione che invece va assolutamente condannata. Assolutamente, dal presente parliamo di futuro perché se ne parla tanto già della prossima stagione. Ti chiedo se tu sei d'accordo sul fatto che alla luce di questa stagione disastrosa in estate servirà una profonda rivoluzione e parlo dei giocatori perché poi affronteremo il tema allenatore. Con te volevo provare a capire più o meno ruolo per ruolo chi terresti e chi invece manderesti via per la prossima stagione. Eh sì, secondo me in primis ci vuole un faccia a faccia importante tra la società e i calciatori per non ripetere gli errori della scorsa stagione, ma anche del passato. Quindi cercare di capire in primis, ovviamente, chi può continuare a
parte ancora del problema lasciato ormai da tempo, ma soprattutto mentalmente, sì. Non indossando ancora la casacca azzurra, perché poi quella è la cosa più importante. Chi invece è già promesso sposo di altri club. Io vedo una grande difficoltà psicologica, una grande stanchezza anche di tanti protagonisti che hanno fatto la differenza in questi anni, come certo. Lo stesso Meretti, il capitano Di Lorenzo, Anghissa, ed effettivamente si potrebbe andare contro una rivoluzione totale, però credo che faccia facilmente d'obbligo, perché al di là dei valori, però chi non sente più di far parte di questo gruppo e di questo team deve assolutamente essere onesto con se stesso ed andare via per il bene di entrambi, sia della società ovviamente anche delle loro carriere. Assolutamente, entrambi chiaramente siamo d'accordo sul fatto che servirà una profonda rivoluzione, però forse questo concetto di rivoluzione cozza un po' con i 20 anni di gestione De Laurentiis, in cui sappiamo benissimo quanto il Napoli a livello di tempistiche di mercato nel concludere le operazioni faccia fatica e che molte volte le lungaggini di un'operazione, di un affare, blocchino appunto la buona riuscita di un affare. Quindi forse questa rivoluzione di cui tanto stiamo parlando cozza un po' con il modus operandi del Napoli, che quindi dovrà essere costretto, sarà costretto a cambiare un po' il modo di fare in estate. Eh sì, anche perché è un'estate già particolare, c'è l'europeo, il campionato inizierà comunque di nuovo più o meno nei giorni di Ferragosto, quindi non si ha tutto questo tempo, così come era successo anche lo scorso anno. E la programmazione, sia per quanto riguarda la società, quindi ampliare lo staff, cambiare eventualmente in panchina alcuni quadri dirigenziali e soprattutto la rosa, deve partire necessariamente da adesso. Sicuramente in qualcosa lo si sta facendo, però fin quando non si conosce l'obiettivo e la posizione in classifica del Napoli, secondo me non si può fare veramente abbastanza. Per farti però un nome, io ripartirei da Quicia Quaraschelia, certo. Che in quest'anno di transizione non si è comunque espresso al meglio. Sembra che ci sia comunque una situazione più distesa tra la famiglia, che comunque cura i suoi interessi, il manager, la gente e la società. Quindi credo che ormai Osimhen vada via, così come tanti calciatori che sono stati importanti per il Napoli dello scudetto e anche del passato più recente, però ripartirei proprio dalla voglia e dal talento di Quaraschelia per ricostruire il nuovo Napoli. Assolutamente, dal parco giocatori passiamo al Toto allenatore, perché sono ormai settimane in cui è iniziato il casting di De Laurentiis per il prossimo allenatore. Tra i tanti nomi che si stanno facendo e stanno susseguendo nel corso di questi giorni, secondo te chi sarebbe l'ideale e perché? Io ho sempre un po' paura quando si parla di casting allenatore, perché anche perché l'anno scorso non ci è andata benissimo, esatto. Esattamente, precisamente per questo, no? Con questo grande fascicolo, quindi spero ci siano meno pagine, ma di nomi più motivati effettivamente per sposare l'azzurro. Guardando anche la vostra grafica, sono assolutamente d'accordo con i primi due nomi e ti spiego anche perché. Penso che Conte, vabbè, al di là di tutto possa essere un profilo, anzi è assolutamente un profilo importante, al netto di un progetto che poi riparte da zero, da zerissimo anzi, sia che ci sia l'Europa, che non ci siano le coppe, certo, o la Champions, certo. Però potrebbe, come vuole, plasmare una squadra sia con il mercato, che è vero, non ci saranno molto probabilmente gli introiti della Champions, ma ci saranno quelli di cessione di lusso che ben conosciamo, almeno quelle sicure, ce ne saranno sicuramente anche altre. Potrebbe dare anche quella spinta positiva, quel carattere, quell'identità che comunque è mancata in questa stagione, in questo periodo. Quindi l'apatia potrebbe diventare una scossa, anche perché conosciamo i suoi metodi di allenamento, di gestione di calciatori, quindi è tutto tranne che ovviamente un tecnico tranquillo che fa sedere sugli allori assolutamente i propri ragazzi. Assolutamente. Ale, siamo in chiusura, quindi è Conte il tuo nome in pole per il prossimo anno, giusto? Sì, ti dico Conte con Italiano, che è il nome che mi convince di più, okay. Anche della grafica che avete proposto. Ok, chiaramente staremo a vedere nel corso delle prossime settimane come si svilupperà questo casting
allenatore, per il momento è tutto. Io ringrazio Alessia Bartiromo per essere stata con noi. Grazie a te. E grazie chiaramente a tutti voi per averci seguito e buona serata.